presento Alexandra Ksuba, è un'artista visiva con sede a Roma, interessata al potenziale performativo dei nuovi media. Lavora come junior scientist di Euforart di Ferencis, impegnata in un progetto di ricerca sugli scenari futuri della didattica digitale nelle arti. Le sue installazioni video e le sue performance sono state esposte in mostre collettive a livello internazionale ed è stata invitata a partecipare a numerosi workshop con artisti come Anthony Muntadas. Si è laureata in arte multimediale e tecnologica presso l'Accademia di Belle Arti di Roma. E le do subito la parola. Grazie, buonasera. Vorrei presentare brevemente i risultati di una parte della mia ricerca che riguarda l'andamento della didattica digitale nel periodo della pandemia. La nuova malattia da coronavirus Covid-19 è stata segnalata per la prima volta a Wuhan in Cina nel 2019 e successivamente si è diffusa a livello globale fino a diventare la quinta pandemia documentata dopo l'influenza spagnola del 1918. Il Covid-19 si è rapidamente trasformato da un grave problema apparentemente confinato alla Cina a un'emergenza sanitaria globale quasi dall'oggi al domani. Il 9 marzo 2020 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che l'iniziale lockdown regionale sarebbe stato esteso all'intero Paese. Il 4 marzo il Governo italiano ha annunciato la chiusura di tutte le scuole fino al 15 marzo, prorogata successivamente fino al 3 aprile. E le scuole sono rimaste chiuse fino alla fine dell'anno accademico. Da allora la didattica ibrida è stata gradualmente introdotta e praticata fino alla fine del semestre successivo e selettivamente oltre. Altre istituzioni artistiche europee hanno seguito uno scenario simile. Un evento così senza precedenti, iniziato nella primavera del 2020, ha necessitato quindi di uno studio accurato per saperne di più sull'uso massiccio delle nuove tecnologie come rimedio alle conseguenze del distanziamento sociale che persistono ancora oggi. L'apprendimento online è già adottato dalle istituzioni educative di tutto il mondo da oltre 2 anni, al fine di fornire agli studenti una formazione continua durante la pandemia e le sue ondate successive. In questo studio abbiamo realizzato un sondaggio incentrato sulla percezione dell'apprendimento a distanza da parte di studenti e professori d'arte in corso da marzo a settembre 2020. La nostra indagine ha raccolto dati quantitativi e qualitativi relativi alle esperienze di studenti e docenti con metodi didattici digitali di apprendimento a distanza e piattaforme specifiche ad essi associati. Sono stati reclutati un totale di 623 partecipanti in rappresentanza di istituzioni artistiche europee in 4 paesi. Un campione rappresentativo della popolazione accademica è stato selezionato dal progetto Euforart di Frances ed è Accademia di Belle Arti di Roma con 42 professori e 385 studenti. Accademia delle Arti Lettone di Riga con 33 professori e 94 studenti, Università Ungherese di Belle Arti di Budapest con 7 professori e 47 studenti e l'Istituto di Dresda con 4 professori e 11 studenti. I dati raccolti sono suddivisi in sezioni che indagano la struttura delle lezioni, gli strumenti applicati, il raggiungimento degli obiettivi, l'efficacia metodologica, e il coinvolgimento generale e le aspettative future. Idealmente questi risultati dovrebbero essere replicati in uno studio in cui un numero maggiore di istituzioni artistiche vengano prese in considerazione per la valutazione. Tuttavia, nonostante i limiti, questi studi sono preziosi alla luce di un'esperienza comune di insegnamento e apprendimento vissuta in condizioni di urgenza senza alcuna preparazione preliminare. Vista la dimensione di una sfida pandemica affrontata dagli studenti e dai docenti delle istituzioni d'arte europee, è piuttosto inaspettato e sorprendente scoprire che circa il 60% di loro considera la didattica online addirittura un miglioramento rispetto alla formazione tradizionale in presenza.
La maggior parte di loro riferisce che gli obiettivi didattici sono stati raggiunti indipendentemente dal fatto che fossero leggermente diversi o che fossero rimasti gli stessi delle lezioni in aula. Per la maggior parte degli studenti le lezioni online e le lezioni miste sono state sufficientemente coinvolgenti e un po' noiose solo per pochi di loro. Gli strumenti online utilizzati dai professori sono stati valutati come per lo più efficaci dagli studenti. Il tutoraggio online è stato difficile ma comunque possibile e spesso anche più facile che in presenza. La supervisione online delle tesi è stata possibile ma con alcune difficoltà. Gli esami online sono stati per lo più possibili con qualche difficoltà, a volte anche meglio organizzati che in presenza e solo raramente frustranti. La discussione online delle tesi è stata accettabile o addirittura coinvolgente, ma con alcuni problemi. La maggior parte dei workshop online sono stati decisamente meno stimolanti, a volte impossibili, ma a volte tanto coinvolgenti quanto i workshop in presenza. Nel lungo periodo il 57% di tutti i professori e il 21% di tutti gli studenti preferiscono esclusivamente l'insegnamento in presenza. Il 30% dei professori e il 70% degli studenti sceglierebbero per lo più in presenza con una parte online, solo circa rispettivamente il 13% e il 9% per lo più o esclusivamente online. La principale conclusione che se ne può trarre è che vi sia un'elevata adattabilità al tipo di condizione in cui all'improvviso tutte le dinamiche didattiche debbano svolgersi esclusivamente online. Questo è il punto chiave nei futuri tentativi di unire l'istruzione in presenza e online. A parte diversi corsi inadatti, la maggior parte dell'insegnamento artistico potrebbe essere svolto anche online senza comprometterne gli obiettivi. Questa ipotesi non considera il fattore umano, poiché ad esempio il disagio psicologico e le condizioni di vita sono stati esaminati solo in parte e questo è un argomento da indagare in una ricerca separata. Tuttavia, sebbene la valutazione generale data da professori e studenti sia sostanzialmente molto positiva, sono emersi anche alcuni pareri negativi. Il sentimento di insoddisfazione di alcuni sembra essere causato da un pregiudizio a favore di un contatto umano diretto nell'insegnamento oppure da problemi tecnologici. Tuttavia solo il 10% ha espresso un parere decisamente negativo, sottolineando il disagio che deriva dalla mancanza di interazione con docenti e altri studenti e anche la difficoltà di passare troppo tempo al computer riscontrando problemi di concentrazione. Poiché la didattica online comporta inevitabilmente un buon livello di conoscenza tecnologica, la qualità dell'insegnamento dipende molto dalla capacità di scegliere lo strumento giusto e di poterne sfruttare al meglio tutte le funzioni. In futuro, al migliorare la conoscenza della tecnologia, corrisponderà un uso più soddisfacente dell'e-learning. Sia i professori che gli studenti ammettono che c'è un grande bisogno di formazione generale e specifica. In questo contesto vale la pena considerare l'analisi del livello iniziale di conoscenza tecnologica tra i professori e fornire corsi di formazione adatti al loro livello di avanzamento e alle loro urgenze. Una volta dotati di un'ampia gamma di software e piattaforme, è possibile scegliere gli strumenti in base alle proprie esigenze specifiche e progettare una lezione efficiente e coinvolgente. La formazione on the job potrebbe avere un grande impatto sulle conoscenze, abilità e motivazioni essenziali per il pieno e adeguato svolgimento della didattica online e in molti casi anche della didattica ibrida o in presenza. L'istruzione online è sempre più utilizzata in tutto il mondo e c'è un'ampia scelta di piattaforme didattiche e applicazioni di videoconferenza web che possono essere scaricate gratuitamente su un cellulare o computer. Tali applicazioni consentono al docente di condividere il proprio schermo per mostrare esattamente ciò che stanno insegnando e offrono anche la possibilità di registrare su schermo le proprie lezioni per renderle accessibili allo studente per un uso futuro come risorsa. L'esperienza dei professori mostra che la comunicazione durante le lezioni può diventare occasionalmente difficile, soprattutto quando si tratta di gestione della classe, ad esempio organizzare riunioni di gruppo, invitare ospiti, avere più team in una chiamata
controllare se il materiale condiviso sia stato visualizzato dagli studenti, scaricare e caricare rapidamente i file, mantenere il contatto visivo o modificare le registrazioni delle lezioni. I professori intervistati in questa ricerca hanno anche indicato i limiti generali della didattica online. In primo luogo, la tecnologia o internet possono essere imprevedibili, poiché possono essere vulnerabili a interruzioni di corrente, interruzioni di internet, trolling online e altri problemi o errori. Inoltre, può anche esporre gli studenti a problemi di privacy e copyright, ad esempio condividendo i propri elaborati o progetti d'arte per un esame senza limiti di accesso. Non è chiaro fino a che punto tutti questi problemi possano essere attribuiti alla cattiva gestione della tecnologia da parte degli insegnanti o alle imperfezioni nell'architettura del software. Tuttavia, entrambi meritano di essere studiati e migliorati. È anche importante sottolineare che per la maggior parte degli intervistati un software intuitivo e facile da usare sia un punto di partenza necessario nell'educazione digitale. Più strumenti complessi vengono introdotti nel processo di e-learning, più sono richiesti corsi di formazione specifici. Grazie.